Allora, adesso vediamo come fare il croccante. Partiamo da un pezzettino di bianco e facciamo una semplice pallina. Poi con il marrone, che è la macchina della pasta, tiriamo un sottile filo di marrone e cerchiamo di coprirlo senza sovrapporre. Il marrone. Togliamo l'eccesso. Ovviamente non devono sbordare dei pezzi bianchi. E vi riduciamo di nuovo una pallina. Questa pallina adesso diamo la forma del croccante. E usando il retto di uno stuzzicadente tagliato e un po' affilato, creiamo il bastoncino. Ora ci manca di creare un finto morso, sempre con lo stuzzicadente. Vado a creare proprio il segno dei denti da una parte e anche dall'altra. E prendendo una puntina di rosso o fucsia, creo l'interno di amarena. Ne basta proprio pochissimo. Ricordiamoci di fare il buchino per mettere il gancio e poi questo lo cuociamo in forno per 10-20 minuti a 110 gradi, 100-110. Poi lo ricopriremo di granella. Per la granella potete prepararne usando dei pezzettini di fimo, tipo questo, possiamo cuocerlo semplicemente sulla teglia e dopo andare a ritagliarlo a pezzettini molto piccoli. Questo e anche altri colori, diverse gradazioni di marrone. Una volta cotto il croccante, e per esempio questo era un pezzettino di marrone che ho messo dentro a cuocere, adesso lo faccio a pezzettini, mentre questo qua è una granella che ho preso già pronta. Creare tanti pezzetti. Alcune di voi so che per fare la granella usano il frullatore. Cioè, un tritatutto, praticamente fanno delle scaglette di fimo più grandi come questa e poi le mettono nel tritatutto e le grattugiano come se dovessero grattugiare il formaggio grana. Sarebbe anche una buona soluzione, se non che quel frullatore, dopo quel tritatutto, dovete usarlo sempre per il fimo e poi in realtà lo fate una volta ogni tanti mesi perché ne creerete veramente tanto. Allora, adesso mescolo quello che ho appena fatto, chiaro, con questa granella scura. E con della vinavil mescolata del marrone, in realtà qua potevo farlo anche leggermente più scuro, ma poi viene molto coperto. Ricopro grossolanamente il croccante.
croccante, mi raccomando, una volta cotto. Dopodiché non faccio altro che andare a rotolarlo in questa granella. Io per farvelo vedere in realtà ho fatto pezzettini molto grossi di quello marroncino chiaro, se li avessi fatti un po' più piccoli rendeva molto meglio il dettaglio. Cerco di recuperare tutto quello che ho sul tavolo, se voi ne mettete di più poi basta che lo recuperiate in un vasetto. Abbiamo quasi finito, ne metterei ancora un pochino sulla parte qua che ne manca e un pochino sotto. Quindi questo ricordo che è con la vinavi mescolata con del marrone. In realtà questo è anche marrone un po' chiaro, se voi lo faceste semplicemente col marrone scuro verrebbe molto meglio perché non servirebbe neanche tanto ricoprire con la granella totalmente perché si vedrebbe, si mescolerebbe col marrone di base di Fimo che sta sotto. Una volta che questo è asciutto ci metterà 2 orette, potremo mettere il gancio e abbinarlo all'incarto che adesso faremo. Ecco il ciondolo una volta asciutto, questo lo mettiamo da parte, al momento gli ho messo il gancio e vediamo come fare l'incarto. Allora, come sempre bisogna ritagliarlo vedendo dall'originale dove c'era la carta, non solo dove si vede la stampa ma anche le linguette per la chiusura. Questa è la stessa identica tipo di scatola del Duke di cui trovate già nel canale le spiegazioni. Avrei potuto tagliarla prima, ma in questo modo vi faccio vedere come è realizzabile. Ok, mi manca da ritagliare, no, ho ritagliato tutto, forse questo fino in fondo. Ok, allora proseguiamo con le pieghe. Se riesco a mettervi a fuoco, ok, meglio. Ok, poi abbiamo queste linguette qua. Servono per chiudere il retro, idem dall'altra, visto che sono speculari. Il rumore di sottofondo che sentite è il mitico rumba, che mentre io creo pulisce. Allora, ok, quindi si parte dalla base, cioè da quello che sarà il retro, e mano a mano dopo ci si incollerà il davanti. Io, come già ho detto, uso l'Easy Brush per
perché così riesco ad usare esattamente la quantità esatta di attack. È un po' più costoso degli altri ed è molto più delicato perché si secca facilmente una volta che è seccato, comunque più asciutto, più come dire, più solido, non si riesce più a stendere bene col pennino. Però se voi usate l'attack gel ci mette una vita ad asciugare, e se usate l'attack normale incollate le dita, vedete poi. Quindi i quattro lembi più piccoli non si devono vedere, vanno a scomparsa, diciamo. Quindi ho messo un po' troppo, ci mette un po' più di tempo ad incollarsi. Poi controlliamo, perché se abbiamo piegato leggermente sbagliato, come in questo caso, non riuscirebbe mai a chiudersi. Per cui vado a ritagliare un po' meglio lato. Anche da questa. Purtroppo sono cose millimetriche, per cui se sbagliate di un millimetro a piegare la scatola, tutta la scatola viene un po' sballata. Ok, questo sarà il finale, per cui prima di finirlo voglio riempirlo. Potete riempirlo con fimo, con silicone, però viene molto pesante. Volendoci fare un paio di orecchini è meglio non renderlo così pesante, per cui io prendo un pezzo di Scottex, lo piego. Piego e poi lo ritaglio quanto basta per dargli una consistenza, quindi che non si schiaccia, non si schiacci, però non troppo perché sennò diventa troppo pesante. Ok, quindi riprendiamo l'attack che giustamente nel frattempo avevo chiuso, altrimenti veramente si secca in così poco tempo. Prima i due laterali, dopodiché l'ultimo. Ok, la scatolina è pronta, non mi resta che mettergli un gancetto a vite, prima creo il buco è più facile se lo fate con una pin, con uno spillino, ma adesso l'ho già creato. E un goccino di attack, potete sempre usare quello della spazzolina, ma più delle volte invece io uso quello in gel perché è più resistente alle torsioni. Ed ecco qua i ciondoli pronti. Andiamo a finire gli orecchini. Ciao, alla prossima!